Mick, ben ritrovati Mick, cari avventori dell'Ujona Barcaccio. Questa mattina voglio con voi fare un ragionamento su quella che è la rosa del Bologna, cioè gli effettivi che ad oggi sono in rosa, e andare a fare un attimo le fila del discorso di chi deve assolutamente, secondo me, essere ceduto da parte della dirigenza. Andiamo a vedere quindi anche che cosa ci manca e quali sono le prossime mosse che la nostra dirigenza, negli uomini della Valtra, della Riccardo, della Divaia, devono assolutamente fare. Quindi mi rivolgo soprattutto, oltre che a voi miei cari avventori, al pacchetto dirigenziale. Fate vedere questo video nelle vostre note conference call per sapere che cosa dovete fare. Va bene, concesso e permesso, grazie. Ok. Prima però di iniziare, miei cari avventori, mi raccomando, subito tasto rosso, clic, iscriviti al canale dell'Ujona Barcaccio, diffondi e condividi tale canale tramite tutti i tuoi amici di FederRossoBlu in un solo, e lascia subito un mi piacino ai video dell'Ujona Barcaccio. Andiamo subito quindi a vedere quali sono gli effettivi in rosa ad oggi del BFC. In porta abbiamo due uomini solamente, sono Skorupski e Ravaglia. Breza è stato mandato al Monreal, Da Costa si è ritirato dal calcio, Ravaglia è addirittura in uscita perché si parla di lui a Frosinone. Quindi allo stato attuale abbiamo potenzialmente un solo portiere, che è Skorupski. Va detto che se Ravaglia dovesse uscire entrerebbe Bardi, quindi ci servirebbe un terzo portiere eventualmente. Poi difensori centrali, in questo momento ne abbiamo di ruolo solamente tre, che sono Somauro, Bonifazi e Medel. Posto che Medel, ok, è in uscita e ci si augura tutti verrà piazzato, va bene, si parla di lui al Boca Juniors, e Medel sappiamo che percepisce 1,5 milioni a stipendio, va bene. Posto che quindi Medel possa uscire, oltre a Somauro e a Bonifazi ci servirebbero altri due difensori centrali. Per questo motivo la società sta parlando in questi giorni in maniera molto serrata con Benatia per andare a prendere Benatia, ma Benatia abbiamo sempre raccontato e lo ripeto, verrà solamente se il Medel uscirà. Ok, e poi sicuramente la dirigenza vaglierà un profilo low cost che potrebbe essere rappresentato da Tiate, ok? Motivo per cui magari non è stato riscattato Anto, perché si è vista l'opzione Tiate migliorativa rispetto a quella di Valentin Anto. Quindi allo stato attuale abbiamo Somauro, Bonifazi e Medel. Medel potrebbe uscire e arrivare Benatia e un Tiate per formare i quattro difensori centrali. Difesa sinistra abbiamo Dykes e Ikei. Secondo me la società qui farà niente e sarebbe un errore, perché secondo me la difesa sinistra va rinforzata. Difensori destri abbiamo Tomiyasu, De Silvestri e Mbaye. Posto che Mbaye sembra finalmente essere in uscita in direzione Empoli, posto che Tomiyasu sembra purtroppo essere in uscita per finanziare questo calciomercato in direzione Tottenham o Atalanta o West Ham, rimarremo solamente con De Silvestri, e noi non vorremmo mai, vero, rimanere con questo qua, vero? Quindi ci servirà almeno ci servirà un titolarissimo che non faccia mai scendere in campo De Silvestri, ok? Poi in mediana abbiamo Schouten, Svanberg, Dominguez, Baldursson e Poli. Voi capite che siamo in troppi. Poli non saluterà mai, ma anche a fronte del suo ingaggio monster, 1.100.000 euro netti a stagione, secondo me il Bologna dovrebbe preoccuparsi in maniera cosmica di piazzarlo altrove, quindi liberarsi del Poli. Svanberg, si sta a vedere che cosa possa accadere, potrebbe essere in uscita e quindi potrebbe andarsene via anche lui per finanziare un mercato più di grido, e si rimarrebbe in tre, che sarebbero lo Schouten, Dominguez e il Baldursson. Voi capite che in questo caso, laddove uscisse lo Svanberg, dovrebbe entrare qualcun altro. Ma se lo Svanberg non dovesse uscire, in mediana saremmo a posto così. Trequartisti centrali, Soriano, Vignato, direi che siamo a posto. Ali sinistre, Barro e Sansone. Ora, se ci fosse una dirigenza assennata, Sansone che guadagna 1,6 milioni di euro, la società si dannerebbe l'anima per cercare di sbolognarlo, ok? Si deve assolutamente
trovare una squadra a Sansone. E laddove uscisse Sansone, bisognerebbe andare a prendere un vice Musa Barro, ovviamente. Poi, ali destre, abbiamo Orsolini, Scovolsen e Juvara. Siamo anche troppi. Juvara probabilmente verrà dato in prestito, si parla del Crotone, e si rimarrebbe con Orsolini e Scovolsen. Uno si potrebbe chiedere, ma non mi sembra un buon pacchetto di ali destre per quello che hanno fatto vedere nell'ultimo anno e mezzo. Io, mio caro avventore, ti posso dare anche ragione. Fosse stato per me, non avrei mai ceduto Tomiyasu e Svanberg. Quanto fosse stato per me, avrei ceduto Musa Barro, avrei ceduto Orsolini, avrei cambiato allenatore, avrei preso un allenatore che passasse la difesa 3 per fare il 3-5-2, per sfruttare quello che nel gioco di oggi, vedi Chelsea, vedi Atalanta, è appunto il modulo del momento, cioè i quinti di centrocampo, ok? Che sono, secondo me, nel calcio moderno la mortazza, ok? La mortazza sul panino con i pistacchi dentro. Però non lo si è fatto, pertanto bisognerà dare gli uomini che necessitano a Mihajlovic, e Mihajlovic gioca con le ali, ok? Quindi dobbiamo fare di necessità virtù. Io avrei fatto quello poc'anzi detto, ma visto che abbiamo confermato Mihajlovic, visto che Mihajlovic gioca solamente con il monomodulo, ok, allora le ali destre siamo a posto così. Poi possono piacere o possono non piacere, un po' come la storia di Fellini e Fantozzi col pescieratto. Poi, punte centrali, allo stato attuale abbiamo Santander e Van Hooijdonk. Voi capite che Santander è in uscita, guadagna anche 1 milione di euro netti a stagione. E abbiamo la sola punta Van Hooijdonk che viene dal calcio B olandese. Voi capite che c'è qualcosa che manca, ok? Uno, Arnautovic, che con tutta probabilità sarà un rinforzo, ok? Ma anche, e lo ripeto, laddove dovesse venire Arnautovic, perché ho sentito nei giorni scorsi nei commenti: Luigiona, se prendiamo Arnautovic non ci serve un altro attaccante. Ma io vorrei dire, ma che cosa dite? Che cosa dite? Ah! Se Arnautovic si prende un raffreddore, ma chi facciamo giocare? A. Ma chi facciamo giocare? B. Arnautovic si può dispiegare anche come ala sinistra e ala destra all'evenienza. Quindi niente vieta che laddove appunto Orsolini e Scovolsen dovessero far vedere di continuare ad essere delle mummie, ok, niente vieterebbe di mettere Arnautovic ad ala destra e come punta centrale una punta che io andrei a prendere una quota certa, tipo io continuo a battere chiodo perché secondo me si può fare per costi, ok, per tutto, Felipe Caicedo dalla Lazio. Se noi andassimo a prendere Felipe Caicedo dalla Lazio sarebbe la morte sua, ok? Quindi per il momento abbiamo Santander e Van Hooijdonk, e Santander è anche in uscita. Ora capite che Medel 1,5 milioni di stipendio, Mbaye 750.000 euro netti a stagione, Poli 1,100.000 netti a stagione, Sansone 1,6 milioni a stagione, Santander 1 milione a stagione. Se noi riuscissimo a vendere tutta questa gentazza, avremmo un ricavo, ok, di risparmio di 6 milioni di euro a netti, che poi a bilancio è quasi il doppio. Se poi si dovessero vendere il Tomiyasu a 20 milioni, lo Svanberg a 15 milioni, si andrebbero a ricavare 35 milioni dalle cessioni più quelli dei loro ingaggi, e si arriverebbe a 36.1, ok, che sommati ai 6 andrebbero a creare un più 37 milioni 100 mila euro per autofinanziarsi il mercato. Ora voi capite che con 37 milioni e 100 mila euro si possono fare tante belle cose laddove lo si volesse fare, ok? Però questo è un ragionamento che faremo in un video successivo, cioè andare a vedere come possiamo andare ad impiegare questi 37 milioni eventuali che potremmo ricavare se casomai laddove ci fosse una gestione, appunto come poc'anzi detto, di interventismo e oculata da parte della dirigenza BFC. Per questo chiedo alla Riccarda, alla Walter, alla Divaia, a Mrakmand,
Avete fatto vedere che siete quest'anno abbastanza svegli sul mercato? Bene, fatemi e dimostratemi che lo siete anche dal punto di vista delle cessioni, perché è anche dalle cessioni che si parte per vedere appunto un nuovo Bologna in entrata. Ok? Bene. Detto questo, miei cari avventori, fatemi sapere che cosa ne pensate a tal riguardo. Ovviamente quando parlo di cessioni metto dentro anche i vari Don Sa, Falcinelli, Paz e chi più ne ha più ne metta, tutti quegli esuberi che ci vanno a liberare ulteriori dindini. Fatemi sapere che cosa ne pensate a tal riguardo, se vi torna il filo logico di quello che ho poc'anzi detto, e ricordatevi che ho ragionato sui giocatori che ad oggi nell'effettivo sono ufficiali a Bologna. Ok? Bene, attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui all'Ugino Barcaccio in nuovi video, e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchiere da barare!